L'argomento di questo videocorso è un argomento legato ovviamente ad una delle fasi più importanti nella costruzione di una rosa, e cioè la potatura. La potatura che normalmente avviene in un periodo ben preciso, che va dalla caduta del fogliame alla emissione o comunque all'apertura delle gemme. Quindi stiamo parlando di metà novembre, fine novembre, a secondo delle zone d'Italia dove sono coltivate le rose, fino ad arrivare alla fine di febbraio. Ecco, questo è il periodo più giusto, più logico, perché la pianta non soffre, ma soprattutto perché, essendo spoglia, si presta anche ad essere lavorata, cioè ad essere i rami sono molto più visibili e di conseguenza si interviene con maggiore facilità. I rami che sono stati scelti sono tutti i rami nuovi, quelli verdi, e i rami vecchi, come questo per esempio alla nostra destra, che è un ramo che si capisce che dell'anno precedente, perché è più grosso rispetto agli altri, il colore è diverso, è comunque un ramo, nonostante che sia un ramo di 2 anni, quindi un ramo vecchio, è un ramo che a sua volta ha generato rami nuovi, che sono appunto quelli da conservare per il prossimo anno. Quando ci si trova di fronte ad una rosa a cespuglio, che questa sia coltivata in vaso o che sia coltivata nell'ambito di un giardino, quindi per terra, quindi in un'aiuola, quando si arriva al periodo autunno-invernale, che è il momento in cui si attua la pratica della potatura, ci si trova molto spesso di fronte ad esemplari di questo tipo. Quindi rose che hanno prodotto grandi quantità di fiori durante l'estate, sono ancora evidenti i semi, i cinordi, quindi vuol dire che la rosa, ogni terminale di questi ramettini ha prodotto una rosa. Però si è formata anche una grande quantità di vegetazione, per cui una delle cose fondamentali è lo sfoltimento della parte centrale. Ora, in questo caso noi dovremo cercare nello sfoltimento di eliminare i rami vecchi, per esempio i rami che hanno già prodotto. Questo che tocco con le forbici è un ramo che ha sicuramente un paio di anni, perché si capisce molto bene che dal ramo sono usciti dei rametti nuovi durante l'anno. Allora, questo noi lo andremo a eliminare. L'eliminazione naturalmente inizialmente è un po' più faticoso penetrare. Vedete che la rosa è leggermente sbilanciata verso l'esterno e noi vogliamo fare un cespuglio compatto, un cespuglio che abbia un certo tipo di equilibrio, per cui andremo a eliminare il ramo che ci porta fuori dall'equilibrio. Probabilmente questo ramo porta, diciamo, a sbilanciare la vegetazione, è praticamente in disequilibrio. Bene, allora le scuole di pensiero possono essere due: la lasciamo così, praticamente durante l'anno prossimo da questo ramo usciranno rami nuovi, ci sarà un piccolo sbilanciamento a destra, diversamente se vogliamo costruire una rosa corretta andiamo a eliminare anche questo. Questa era la potatura, queste erano le piccole notizie che servono per avere un bel futuro alle nostre rose a cespuglio, e quindi con questa vi lascio e vi do l'appuntamento ad un prossimo corso che tratterà l'utilizzo della rosa nel giardino, perché pensate che ogni rosa nel giardino può avere una grande quantità di utilizzi: la rosa adatta a vivere sull'albero, la rosa adatta a vivere in una pergola, la rosa adatta a fare l'aiuola, la rosa nel pubblico. La rosa può essere utilizzata in 10.000 occasioni. In un prossimo corso tratteremo questo.